non si può continuare ad andare avanti così. Per la stabilizzazione il governo mi chiede un qualcosa che io non riesco a portare avanti, ovvero continuare ad investire su titoli, ed è una grossa spesa economica e di tempo. Io vorrei che si garantisse continuità agli studenti con la stabilizzazione dei precari, e soprattutto vorrei essere anche messa in condizione di lavorare, perché non è possibile cambiare ogni anno scuola e classe non potendo lavorare a tempo debito sulla programmazione, sull'osservazione degli alunni, sulle giuste scelte e strategie didattiche. Io sono Maria Cassa, sono una docente di classe di concorso AB24 AB25, sono laureata in lingue e sono specializzata con il percorso del TFA Sostegno. Sono a manifestare perché non risulto in nessuna graduatoria per il concorso PNRR. La valutazione della mia prova orale su inglese è stata 100 e su sostegno è stata 100. Vorrei che questo risultato venisse registrato su un qualsiasi documento. Vorrei avere accesso alle graduatorie, non a quelle di merito dei vincenti posto che sono già state pubblicate, ma almeno cercare di capire qual è la mia posizione rispetto agli altri candidati e candidate. Faccio presente che al voto orale 100 equivale al massimo punteggio. È stato un grande sforzo studiare per questo concorso, così come è stato un grande sforzo studiare per la specializzazione del TFA Sostegno, perché il tutto l'ho fatto durante l'attività lavorativa, quindi sottraendo tempo ed energie a quello che invece è il lavoro che io dedico ai miei alunni. Ho comunque cercato di fare il meglio e di dedicarmi all'attività didattica, e sono qui in piazza sperando di trovare una soluzione a tutto questo. Ci tengo a ribadire che sono qui in piazza perché io credo nella scuola pubblica, e ci credo perché questo mi è stato insegnato dai miei genitori. Io sono figlia di insegnanti che hanno creduto nella loro professione, e vorrei essere messa nelle condizioni di lavorare.